Benvenuti alla parola agli artigiani. Oggi parliamo di piccola impresa e di Expo perché Confartigianato lo scorso 20 maggio ha proposto proprio in Expo, nel sito di Expo, l'assemblea nazionale che ogni anno viene riproposta agli artigiani e dove si trattano i temi più importanti all'ordine del giorno per l'artigianato e la piccola impresa. 1.800 artigiani e imprenditori da tutta Italia hanno affollato l'auditorium, l'Expo Center, e hanno ascoltato i saluti del padrone di casa, in qualche modo il presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni e il ministro Maurizio Martina in rappresentanza del governo. Abbiamo qui oggi per parlare di questa assemblea e dei temi emersi il segretario generale di APA Confartigianato Paolo Ferrario, Buonasera. Buonasera. buongiorno, e Gabriele Radice che è l'art director di APA Confartigianato. Segretario, partirei con questa domanda. Avete voluto nella vostra assemblea i rappresentanti della politica e del governo. Perché chiedete questo confronto diretto con le istituzioni? Qual è il valore aggiunto di questo rapporto? Sì, l'Assemblea nazionale è il momento principale di confronto della nostra organizzazione a livello nazionale. Normalmente ogni anno si tiene a Roma, quindi in presenza di ministri, di rappresentanti del governo e delle autorità. Quest'anno, in occasione di Expo 2015, abbiamo voluto organizzarla all'interno del sito espositivo perché evidentemente Milano è non solo la capitale in questo momento dell'eccellenza e delle attività che sintetizzano un po' le produzioni del nostro saper fare e del Made in Italy, ma è anche, come dire, la capitale istituzionale del paese. Molte delle iniziative si stanno svolgendo sul nostro territorio, quindi Confartigianato ha voluto, come prima organizzazione, fare l'assemblea all'interno del sito espositivo. È un momento di incontro, di confronto con appunto i rappresentanti del governo, e Confartigianato in questa occasione presenta ai ministri e ai rappresentanti istituzionali quelle che sono le priorità, i temi e il dibattito su cui si concentra l'artigianato e la piccola impresa. C'erano 1.800 persone da tutta Italia, 1.800 imprenditori. Per la nostra organizzazione, da Milano e Monza Brianza, abbiamo avuto oltre 100 adesioni e abbiamo, come dire, dovuto interrompere la possibilità per le imprese di partecipare perché l'auditorium non conteneva più di 1.000 imprenditori, quindi ci sono stati anche dei motivi di ordine pubblico. Questo ha dato un po' il segnale della partecipazione delle imprese in questo momento, quindi la voglia di confrontarsi, di capire quelle che sono le politiche che riguardano le loro attività, e d'altra parte un segnale nei confronti del governo e delle istituzioni di attenzione per il nostro mondo che è ancora molto vitale, che come dire, ha delle priorità ben determinate, l'ha anticipato prima, racchiuse nella relazione del Presidente Merletti. Abbiamo voluto essere presenti a questa assemblea, abbiamo raccolto gli umori e le reazioni degli imprenditori e degli ospiti. Ascoltiamo il servizio di Federica Fenaroli. Oltre a un centinaio, gli imprenditori di APA Confartigianato, Milano e Monza Brianza che hanno partecipato mercoledì 20 maggio all'assemblea annuale della Confederazione a Expo, guidati dal presidente Giovanni Barzaghi, dal segretario generale Paolo Ferrario e dal direttore dei servizi Enrico Brambilla. Ad aprire i lavori il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella e i saluti in sala del presidente di Regione Lombardia Roberto Maroni, che ha accolto gli artigiani giunti a Expo per la prima assemblea di un'organizzazione imprenditoriale nel contesto dell'Esposizione Universale. Sentita la relazione del presidente nazionale di Confartigianato Giorgio Merletti, che ha toccato diversi punti di interesse per il comparto, dall'importanza crescente dell'export alla necessità di politiche che sostengano i piccoli imprenditori nell'approccio ai mercati internazionali e sul mercato interno. Appassionato poi l'appello al ministro Maurizio Martina, intervenuto all'Assemblea in rappresentanza del governo, sulla difesa in Europa del Made in e sull'importanza delle associazioni di impresa e dei corpi intermedi. Ma guardate, su questa partita del Made in Europa si fa battaglia. E come noto c'è un appuntamento cruciale il 28 di maggio, il governo italiano sta lavorando al massimo. È chiaro che stiamo misurando uno dei fronti, diciamo, più delicati, ma anche potenzialmente più importanti per il sistema paese. Commenti positivi sulle dichiarazioni rilasciate da Merletti e da Martina, secondo il parere di Barzaghi e di alcuni imprenditori che hanno partecipato all'assemblea. Abbiamo trovato un ministro che, a parte che ci conosce, ma che ha effettivamente mostrato la volontà
assieme alle forze imprenditoriali di dividere un percorso che diventa difficile, diventa se fatto da solo governo e non le forze produttive. Dal punto di vista nostro, Confartigianato, ho trovato un presidente come sempre intelligentissimo, pronto a rispondere e veramente che ha saputo darci quella forza di continuare. Le riforme importanti, quello di dare ancora all'industria una possibilità, all'industria, l'artigianato e la piccola industria, quella forza di continuare che sono non solo del credito, perché la gente sta parlando di credito solamente, no, noi abbiamo bisogno di quelle strutture, quella possibilità ancora di assumere i nostri giovani, di dare posto di lavoro e soprattutto una legge intelligente sull'apprendistato. Noi siamo sempre stati formatori di giovani imprenditori e vorremmo ancora continuare a farlo. Come è andata? Quali tematiche sono emerse? Eravamo in tantissimi, è stato emozionante vedere tutte queste persone. Cose ne sono state dette tante, interessanti, mi è piaciuta molto la battuta del nostro presidente Merletti quando ha detto che le banche dicono di essere delle imprese, ebbene l'impresa anche deve rischiare, investire e darsi da fare per produrre, quindi se imprese sono, che si comportino da imprese e quindi che facciano credito alle piccole aziende. Avremmo bisogno, fra i vari spunti toccati dal Presidente, che erano tutti molto interessanti, avremmo bisogno di più sostegno sia da parte delle banche sia da parte dei governanti, che ci ascoltino un attimo, perché le difficoltà quotidiane sono veramente tante. Se non sono d'accordo su alcuni punti, e sono quelli appunto che i nostri governanti continuano a chiederci in continuo dei grandi sacrifici, però loro non si muovono minimamente sul punto di aiutarci, di darci una mano, sia a livello un po' istituzionale, perché continuano a chiedere dei nostri sacrifici quando loro sono i primi a non farli. Cosa si dovrebbe fare per aiutare il mondo artigiano? Un discorso del credito, delle banche, dei rapporti, però è vero anche che non è populismo, è veramente un'esigenza prioritaria per le piccole aziende, micro, piccole o medie aziende che possono far parte del comparto di Confartigianato. Burocratizzazione, alleggerimento del peso fiscale e delle tasse, difesa del made in, queste sono un po' le priorità indicate nella relazione del Presidente nazionale di Confartigianato, Giorgio Merletti. Segretario, quali tra questi punti state portando avanti come priorità sul territorio? Ma sì, tanti, la relazione del Presidente è stata completa, articolata e l'abbiamo visto e sentito anche dagli interventi dei nostri imprenditori presenti, ci sono stati molti punti su cui la platea si è scaldata. Io come considerazione di carattere generale vorrei evidenziare ancora questo aspetto, ci sono troppi ostacoli, troppi pesi che frenano lo sviluppo delle imprese. Siamo ancora in una fase in cui l'impresa non riesce ad esprimere tutte le sue potenzialità perché su alcuni fronti ci sono delle oggettive difficoltà, a partire dal fisco, in cui le nostre imprese non sono competitive perché pagano rispetto ad una media europea addirittura 29 miliardi in più di tasse, quindi questo dà il segnale di un squilibrio di potenzialità rispetto a quello che ormai è un mercato che non è più nazionale ma è un mercato europeo. Da questo punto di vista possiamo fare accenno anche alla tassazione sulla casa e sui beni immobili, che per gli imprenditori evidentemente non sono beni di lusso ma sono beni di produzione. Abbiamo avuto in pochi anni un aumento di oltre il 150% di quella che prima era l'ICI, adesso invece è l'IMU / TASI, quindi anche questo dà il segnale di un forte squilibrio. Per passare poi al tema dell'energia, che è un altro tasto dolente, quindi le nostre imprese rispetto alla media europea pagano il 30% più dei cosiddetti costi della bolletta e in buona parte, oltre il 44%, poi sono costi legati alla tassazione. Con questa
situazione, evidentemente le nostre imprese fanno fatica a poter rilanciare la ripresa, quindi fanno fatica ad agganciare quei segnali che stiamo intravedendo, perché ci sono dei segnali che ci fanno dire che può esserci la ripresa in atto, e quindi in quell'assemblea c'è stato un forte richiamo al governo per fare in fretta e come dire, velocizzare queste riforme. Qualcosa si è fatto sul fronte del mondo del lavoro con il Jobs Act, stiamo vedendo i primi segnali che speriamo vengano confermati, ma occorre fare ancora molto su questi temi. E un altro tema, ed è stato detto molto bene dagli imprenditori, è quello del credito, perché nonostante le iniezioni di liquidità della BCE, noi abbiamo un dato statistico riferito al 2014 che ci vede ancora una contrazione dei finanziamenti al mondo delle imprese di circa il 3%, quindi evidentemente sono troppi ancora gli indicatori che non favoriscono in pieno la ripresa delle imprese. A proposito di ripresa, Radice, avete cercato di sfruttare in qualche modo l'onda lunga di Expo anche per la Brianza con un progetto che mira a renderla ancora più attrattiva nei confronti di visitatori e turisti sia italiani che stranieri, ce lo vuole raccontare? Sì, Confartigianato ha messo in campo questo progetto che si chiama BE Brianza Expo for Design, al fine di realizzare una rete di artigianato d'eccellenza, per fare in modo che visitatori di Expo possano comunque venire sul territorio e apprezzare le eccellenze del nostro territorio. Abbiamo messo in campo come Confartigianato questo progetto, che è costituito da tre sottoprogetti che sono gli itinerari di artigianato d'arte, dove c'è la possibilità di andare nelle botteghe e visitare anche le fasi di lavorazione. Abbiamo realizzato il circuito del saper fare, coinvolgendo 14 città del territorio, dove verranno realizzati 34 eventi nell'arco dei 6 mesi. E abbiamo realizzato una collezione di posti a tavola realizzati dagli artigiani del territorio italiani e internazionali, affinché ci sia questo collegamento con Expo e ancora una volta ci sia questo apprezzamento per l'inventiva artigiana. Sono tutti artigiani del nostro territorio, avete coinvolto anche paesi stranieri, dato l'allargamento insomma al mondo intero di Expo? Sì, noi abbiamo voluto realizzare il concetto di rete d'artigianato a 360 gradi e soprattutto con l'aspetto del saper fare e dell'incontro fra il modo di pensare artigianato, diciamo, italiano e internazionale, e stanno partecipando 5 nazioni che sono il Giappone, l'Ungheria, il Messico, lo Zimbabwe e il Sudafrica, con altrettante opere di altrettanti artigiani. In che cosa consiste questa collezione Un posto a tavola? Quanti posti avete realizzato e quali sono le linee guida che gli artigiani hanno seguito? È una bella collezione, non perché l'abbiamo fatto noi come Confartigianato, ma proprio perché questa collezione, che è formata da 54 posti a tavola, ha dato la possibilità agli artigiani di esprimersi in modo libero, chi da solo, chi in collaborazione con artigiani, con designer, con architetti. E vengono presentati in queste 9 città, quindi un ulteriore circuito del saper fare legato al posto a tavola, dove vengono appunto presentati questi 6 posti, cioè questi 54 posti divisi sulle 9 location, e ogni 15 giorni vengono ruotati affinché ognuno possa poi vedere nella propria città, anche il visitatore, tutte e 4 i 54 posti. Si parla di posti a tavola legati alla tradizione piuttosto che all'innovazione o prettamente legata al design. Invece, per quanto riguarda le mostre, vedo che avete in programma 34 appuntamenti in ogni città della Brianza. Sì, abbiamo voluto creare un percorso di eventi che coprisse tutto il periodo dei 6 mesi, ma soprattutto che desse la possibilità ai singoli artigiani e alle singole imprese di apprezzare quello che viene realizzato sia sul nostro territorio che in Italia che all'estero. Quindi questi 34 eventi sono formati da 18 mostre che verranno in alcuni casi ripetuti 2 volte in due città diverse, almeno così diamo sempre la possibilità al visitatore di poter trovare qualcosa di interessante sul territorio.
Potete trovare un'informativa che ricapitola un po' tutti questi appuntamenti e questi eventi sul sito di BIE, che è www.brianzaexpofordesign.it. Io ringrazio i miei ospiti, vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata.